Nasce questa serata perché un caro amico che sta qui di fronte, dopo ve lo presento, Umberto, che ha tre riviste, tra cui una Via del Gusto. Lui è amante di questo pomodorino, essendo napoletano, praticamente piace, gli è piaciuto mangiare qui questo spaghetto. E dopo un po' ho detto: Gennaro, ormai sei diventato per me, che lo assaggio dappertutto, quello che mi piace di più. E quindi nasce questa serata. Quindi da domani in poi, grazie a Umberto, grazie anche a Ciro, che è il presidente dei vini vesuviani, che ci ha onorato la sua presenza, nonché produttore delle cantine a Olivella, una cantina straordinaria, perché riesce a fare un vino praticamente con una vigna che ha quasi 60-70 anni, poi lui un po' qualcosa vi dirà, e quindi abbino un pochettino i nostri prodotti. Noi siamo campani, abbiniamo questo grande pomodoro che troviamo anche sul presepe, guardate che originalità. Questo è un pomodoro che voi nella stagionalità dei prodotti trovate fino a gennaio. Quando arriviamo a Napoli, sul lato destro vediamo il Vesuvio, perdonatemi, cercherò, anche se l'immagine è un po' piccola, quindi sulla vostra destra voi trovate il Vesuvio, sulla vostra sinistra trovate un'altra montagna che si chiama il Monte Somma. Allora, se torniamo indietro nel 79 d.C., quando ci fu l'ultima eruzione di quella che travolse quindi Pompei, originariamente era un'unica montagna, giustamente come diceva Gennaro, quindi avevamo il Somma Vesuvio, come prima era conosciuto. Nel 79 la colata arriva, l'esplosione del Vesuvio arriva da una bocca secondaria che è sulla estremità destra, quindi verso la penisola sorrentina, quindi verso Pompei, provocando un collasso dell'edificio, quindi resta all'impiedi sulla parte sinistra della montagna, che oggi è conosciuta come il Monte Somma. Quindi il papà del Vesuvio è il Monte Somma. Sono dei terreni che hanno delle tantissime sostanze minerali, che poi ritroviamo in tutto quello che mangiamo, o che parliamo di vino, o che parliamo di albicocche, o che parliamo di pomodoro. Voi assaggiate questa sera tre vini, io vi invito a notare una cosa: quando voi assaggiate sia un bianco che un rosso, quello che vedrete, c'è un filo conduttore comune, che è la mineralità. Il piatto, ritornando a quello che poi diceva Gennaro, il pomodoro. Il pomodoro del Pienolo perché ha una alta conservabilità nel tempo? Il pomodoro del Pienolo si basa su due principi fondamentali. Uno è un prodotto che non viene coltivato in serra, si può coltivare una sola volta all'anno, è una DOP soprattutto ed è un presidio, era un presidio sul food, per adesso è stato fermato, però comunque è rientrato in quelli che erano i presidi sul food della regione Campania. Ha due valori importantissimi: uno è l'elevato grado zuccherino, l'altro è l'acidità. Oggi stasera berrete e mangiate dei prodotti di un territorio che ha una vocazione vitivinicola e agricola infinita. Questo è un po' anche per tutta la Campania, però oggi per tutta l'Italia, però stiamo focalizzando l'attenzione su un pezzo forse della Campania che per anni non era mai stata presa in considerazione e non gli era mai stato data la giusta importanza. Via del Gusto che vuole raccontare la passione per fare le cose, e siccome mangiamo, siccome parliamo di cibo, di vino, è la passione per mangiare e per bere, ma non per mangiare e per bere come fatto fine a se stesso, perché come osservava Gennaro, oggi le nostre scuole di formazione degli chef o degli assistenti di sala difficilmente vengono a dire che quel pomodorino del Pienolo è stato coltivato, prodotto e raccolto a luglio ed è stato coltivato e prodotto in una zona dove la terra ne consente quel livello di qualità. Ed è questa la cosa bella, perché noi stiamo ritornando ad appropriarci dei prodotti delle nostre terre.